Il ciambellone soffice al caffè senza latte e burro. Wow, quanto è goloso! In una ciotola rompiamo 3 uova a temperatura ambiente. Uniamo 180 g di zucchero. Mescoliamo con le fruste. Il composto deve risultare chiaro e spumoso. Aggiungiamo 150 g di olio di semi di girasole. 130 ml di caffè a temperatura ambiente. Eccolo! Grazie. Prego. Mescoliamo 350 g di farina 00 setacciata un po' alla volta. Mescoliamo una bustina di lievito per dolci setacciato. Mescoliamo. Uniamo 80 g di gocce di cioccolato. Che buone. 50 g di granella di nocciole. Spatola! Ho detto spatola! Eccola. Mi ha fatto lo scherzo. Mescoliamo delicatamente dal basso verso l'alto. Abbiamo unto infarinato uno stampo, noi ne useremo uno del diametro di 22 centimetri. Versiamo il composto nello stampo. In forno ventilato preriscaldato a 170 gradi per 35 minuti, voi regolatevi sempre in base al vostro forno. Si è raffreddato, zucchero a velo. Ed è È pronto! pronto! Il taglio del ciambellone! Ah, fantastico! E adesso la prova assaggio! Ah, che bella fetta! È ottimo, bello soffice. Proprio Poi si sente il caffè, gocce di cioccolato e granella di nocciole. buono. È uno spettacolo. Il mio tesoro. Ciao da Dove al Sud, ciao da E Daniele. Daniela, ciao! Ciao. Che facevi? Sì, la Mangiavi... cioccolata. Ti leccavi il dito. Ciao.